Marinessa. Sì, dimmi, Martin. Che è successo? Problemi con Lisette? No, non è... E cosa vuoi? Ecco, dimmi una cosa. Quella ragazza bionda che era al Golden Club questa sera, che stava ballando e che stava chiacchierando con te, che cosa sai di lei? Tu conosci il suo indirizzo, il suo telefono? Ehi, che ti prende? Non mi puoi usare per queste cose, cuginetto, eh? Scusami, non era nelle mie intenzioni, credimi, però se lo sai, dimmelo. Lisette è amica mia, perciò non credo di poterti accontentare. Perché non diventi un po' più serio? Smettila di correre dietro a tutte le donne. Per piacere, Martin, quella ragazza è appena arrivata, non conosce nessuno. Non aggiungerla alla tua lista di conquiste. Sembra una brava ragazza. Da brava, dimmi che cosa sai di lei. Poco, veramente. Che si chiama Carolina e che da domani con la sua amica Sarita verrà a lavorare qui al Golden Club. Sul serio? Sì, me l'ha raccomandata Gloria. Per favore, te ne prego, devi assolutamente dirmi dove vive e darmi il suo numero di telefono. No, non posso farlo, Martin. Senti, per favore, ti chiedo solo un piccolo favore, molto importante per me, ti assicuro. Su, cuginetta. Fammi questo piacere. Una cuginetta così bella, la più affascinante di questo mondo, a me, suo cugino, non può rifiutarlo. Bene, così si parla. Bene, sì, dettalo, sono pronto. Sì, sono pronto. Sì, dettamelo. Sì? Tesoro, ti amo. Sì, ti amo. Non ho mai amato nessuno come amo te adesso. È la verità, tesoro. Sì, cara, anche se siamo cugini, io ti amo. Oh, ciao, nipotino. Ciao, nonno. È davvero strano vederti a casa a quest'ora. Sto recuperando energia. Bravo. E tu? Notambolo? Come sempre, sono sempre stato nottambulo io. Bravo il nonno. A che ora ti coricavi? Dimmi una cosa, a che ora ti coricavi quando eri ancora scolo? Oh, non andavo a letto addirittura. Di cabaret in cabaret tutta la notte, poi andavamo in giro in cerca di ragazze. Ci divertivamo a suonare tutti i campanelli e poi scappavamo come matti. Un bel soggetto. Ah, quante ne abbiamo fatte noi ai nostri tempi. Anche con le ragazze. E ci stavano volentieri. E come il nome di quel cavallo? Era Fulmine Biondo, quello che forse si adombrava sempre. Quale? Armenonville? Ma no, Armenonville nemmeno, ambasciatore. Si chiamava Marabù. Marabù. Non c'è stata una volta che sei entrato con il tuo cavallo in un... Col cavallo, giù per le scale, per tirarlo fuori abbiamo sudato. Ma ci divertivamo. E le ragazze ci amavano. È vero che rientravate quando la gente si alzava? Sicuro, al canto del gallo? Davvero. Tutti in branda, sai com'è. Ma adesso basta con i ricordi, parlami un po' di te. Che vuoi quando sapere? Parti di nuovo? Ah, tra 2 o 3 giorni, sicuramente. 2 o 3 giorni? A Miami, certo. Diciamo, a cercare la ragazza di cui mi parlavi, eh? Ma? Come no? La ragazza. La ragazza è qui. Però l'hai portata qui. Senti, nonno, devo farti una confessione. Sì, sì, sì. Da uomo a uomo. Sì. Da uomo a uomo. Ma no, non muoverti, rimaniamo qua. Nonno. Sì. Questa notte ho scoperto che sono perdutamente innamorato di quella ragazza. No. Uh-huh. Stai scherzando? No, no, credimi, non è uno scherzo. Mi succede quello che non mi era mai successo con nessun'altra. Quella ragazza mi fa impazzire. Disgraziato. Ma scalzone, non ti permettere mai più, capito? Mai più! Sei un farabutto! Che succede? Sei impazzito! Con chi sei stato, maledetto? Con chi mi hai tradita? Perché mi hai trattato come una stupida? Perché? Ma che cosa stai dicendo, Nacia? Io non ho fatto assolutamente niente! Sergio! 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 Innamorato. Però, Elisette? Ah. Che intendi fare con Elisette? Ma sì, non ci ho ancora pensato. No, ma che cosa dici? È necessario pensarci bene, eh? Sì, hai ragione.
Non ho nessuna intenzione di fare del male a Lisette, assolutamente. Ma una situazione così non può durare in eterno. Sì, è vero, io sono un sentimentale, però ho del senso pratico, no? No, 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 un momento. Non avere fretta, ragazzo mio, non è il caso. Insomma, ti conviene pensarci perché potresti ingannarti. Potrebbe essere un'attrazione passeggera o un'avventura e in questo caso ne usciresti sicuramente confuso, amareggiato. Ma via, nonno. Io ingannarmi con tutta l'esperienza che ho in fatto di donne, ma per favore. Senti, ma questa benedetta ragazza è venuta qui da sola o sei stato tu a cercarla? No, è venuta sola. Eh? Come da sola? Sola, ma non è sola. Come hai detto, non è sola? Sì, insomma, non vive sola, è venuta per conto suo, la famiglia è da sola, però devi sapere che vive con un'amica. Ah, con un'amica? Sì. E com'è questa amica? Molto carina, non molto carina, ma quello che voglio dirti è che lei è apparsa così all'improvviso, voglio dire che io ne le ho scritto, ne l'ho chiamata, è stata lei che ha fatto il viaggio per chiarire la situazione con me. Però è venuta per conto suo, assomiglia a me, che coraggio. Già, sì, è una donna diversa, lei è... È tenera, forte, è vulnerabile, ma decisa. Ecco, sono esattamente queste le qualità, nonno, che io ho sempre sperato di trovare in una donna. Bene. Onestamente, quello che io vorrei in questo momento è una relazione affettiva matura. Una relazione seria, importante. Una donna come questa io non posso lasciarmela scappare per nessun motivo. Nonno, dopo aver frequentato tante donne diverse in vita mia... Io vorrei sapere come ama, cosa sente un uomo che è innamorato di una sola donna. Sergio, ero molto preoccupata per te. Non mi hai chiamata. Che succede, caro? Non stai bene? No, mamma. Ho litigato con Nacha. Con Nacha? E per quale ragione? Dovevo andare a casa sua e me ne sono dimenticato. E adesso lei pensa chissà che cosa. Crede che ci siano altre donne nella mia vita. Io non sopporto le scenate, mamma. Non le ho mai sopportate. Non mi ha lasciato nemmeno parlare. Marinessa. Sì, dimmi, Marty. Che è successo? Problemi con Lisette? No, non è... E cosa vuoi? Ecco, dimmi una cosa. Quella ragazza bionda che era sempre... Quale? Armelonvi? Ma no, Armelonvi, nemmeno ambasciatore. Si chiamava Marabù. Marabù. Non c'è stato una volta che sei entrato con il tuo cavallo in un... Col cavallo, giù per le scale, giù. Per tirarlo fuori abbiamo sudato. Ma ci divertivamo. E le ragazze ci amavano. È vero che rientravate quando la gente si alzava? Sicuro, al canto del gallo? Davvero? Tutti in branda, sai com'è. Ma adesso basta con i ricordi, parlami un po' di te. Che vuoi quando sapere? Parti di nuovo? Ah, tra 2 o 3 giorni, sicuramente. 2 o 3 giorni? A Miami, certo. Diciamo, a cercare la ragazza di cui mi parlavi, eh? Ma? Come no? La ragazza. È qui. La ragazza è qui. Però l'hai portata qui. Senti, nonno, devo farti una confessione. Sì, sì, sì. Da sì, uomo sì. A uomo. Sì. Da uomo a uomo? Ma no, non muoverti, rimaniamo qua. Nonno. Sì. Questa notte... Ho scoperto che sono perdutamente innamorato di quella ragazza. No. Uh-huh. Stai scherzando. No, no, credimi, non è uno scherzo. Mi succede quello che non mi era mai successo con nessun'altra. Quella ragazza mi fa impazzire. Al Golden Club questa sera, che stava ballando e che stava chiacchierando con te, che cosa sai di lei? Tu...
Tu conosci il suo indirizzo e il suo telefono? Ehi, che ti prende? Non mi puoi usare per queste cose, cuginetto, eh? Scusami, non era nelle mie intenzioni, credimi. Però se lo sai, dimmelo. Lisette è amica mia, perciò non credo di poterti accontentare. Perché non diventi un po' più serio? Smettila di correre dietro a tutte le donne. Per piacere, Martin, quella ragazza è appena arrivata, non conosce nessuno. Non aggiungerla alla tua lista di conquiste. Sembra una brava ragazza. Da brava, dimmi che cosa sai di lei. Poco, veramente. Che si chiama Carolina e che da domani con la sua amica Sarita verrà a lavorare qui al Golden Club. Sul serio? Sì, me l'ha raccomandata Gloria. Per favore, te ne prego, devi assolutamente dirmi dove vive e darmi il suo numero di telefono. No, non posso farlo, Martin. Senti, per favore, ti chiedo solo un piccolo favore, molto importante per me, ti assicuro. Su, cuginetta, fammi questo piacere. Una cuginetta... Disgraziato. Ma scalzone, non ti permettere mai più, capito? Mai più! Sei un farabutto! Che succede? Sei impazzito! Con chi sei stato, maledetto? Con chi mi hai tradita? Perché mi hai trattato come una stupida? Perché? Ma che cosa stai dicendo, Nacia? Io non ho fatto assolutamente niente! Sergio! 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 Innamorato. Però... Elisette? Ah. Che intendi fare con Elisette? Ma sì, no... Non ci ho ancora pensato. No, ma che cosa dici? È necessario pensarci bene, eh? Sì, hai ragione. Non ho nessuna intenzione di fare del male a Lisette, assolutamente. Ma una situazione così non può durare in eterno. Sì, è vero, io sono un sentimentale, però ho del senso pratico, no? No, un momento. Non avere fretta, ragazzo mio, non è il caso. Insomma, ti conviene pensarci perché potresti ingannarti. Potrebbe essere un'attrazione passeggera o un'avventura e in questo caso ne usciresti sicuramente confuso, amareggiato. Ma via, nonno. Io ingannarmi con tutta l'esperienza che ho in fatto di donne, ma per favore. Senti, ma questa benedetta ragazza è venuta qui da sola? Oh, sei così bella, la più bella, la più affascinante di questo mondo. A me, suo cugino, non può rifiutarlo. Bene, così si parla. Bene, sì, dettalo, sono pronto. Sì, sono pronto. Sì, dettamelo. Sì? Tesoro, ti amo. Sì, ti amo. Non ho mai amato nessuno come amo te adesso. È la verità, tesoro. Sì, cara, anche se siamo cugini, io ti amo. Ciao, nipotino. Ciao, nonno. È davvero strano vederti a casa a quest'ora. Sto recuperando energia. Bravo. E tu? Notambolo? Come sempre, sono sempre stato notambolo io. Bravo il nonno. A che ora ti coricavi? Dimmi una cosa, a che ora ti coricavi quando eri ancora scolo? Oh, non andavo a letto addirittura. Di cabaret in cabaret tutta la notte. Poi andavamo in giro in cerca di ragazze. Ci divertivamo a suonare tutti i campanelli e poi scappavamo come matti. Un bel soggetto. Ah, quante ne abbiamo fatte noi ai anche nostri con le ragazze. E ci stavano volentieri. E come di quel cavallo? Era fulmine biondo. Quello che forse si adombrava